Andiamo a Corato, dove c'è Perno Giovanni di Benedetto, in compagnia del sindaco che ha deciso di tenere ancora chiuse le scuole per un'altra settimana, quindi disobbedendo in parte all'ordinanza del sindaco Emiliano. Giovanni, allora. Sì, Daniela, dicevi tu da studio, tutelare la salute pubblica, permettere alle scuole di sanificare i locali, ma anche permettere alle stesse scuole di incrementare quella che è la didattica a distanza attraverso lo strumento anche di internet. A Corato l'ordinanza di sospensione dell'attività didattica in presenza è sicuramente diversa dalle altre, ce lo spiega qui il sindaco neoeletto Corrado De Benedictis. Che ordinanza è questa, in contrasto con quella regionale, no? No, buonasera innanzitutto, assolutamente no, pieno rispetto dell'ordinanza regionale 413, ma nello stesso tempo anche necessità di garantire in primo luogo la salute pubblica, il diritto alla salute dei cittadini e delle cittadine e ovviamente anche il diritto allo studio. Abbiamo ritenuto, dopo un'attenta analisi della situazione, ritenuto necessario per i prossimi giorni, per i prossimi 6 giorni, fino a sabato, dover sospendere la didattica in presenza, garantendo nello stesso tempo il prosieguo dell'attività online da parte di ciascuna scuola, in considerazione di una serie di dati su cui abbiamo poi ancorato la nostra decisione. In primo luogo si registra un aumento sensibile dei contagi in città, così come anche si registrava un disorientamento da parte di molti operatori della scuola, da docenti a personale in generale, fino anche agli stessi genitori e alle stesse famiglie. E dall'altro canto, la valutazione in primo luogo è stata questa. Abbiamo finora governato bene la situazione in città rispetto all'emergenza sanitaria. Quindi riteniamo necessario dover costruire una sorta di barriera, non per bloccare, perché sappiamo che non si può bloccare il contagio, ma per rallentarlo e così consentire di poter meglio gestire la situazione, sapendo peraltro che le strutture sanitarie sono ormai quasi al limite della tollerabilità. Poi, leggendo la Gazzetta del Mezzogiorno proprio stamattina, vedendo che i medici pediatri, la professoressa Chironnan anche, consigliano vivamente di non andare a scuola, abbiamo deciso che in primo luogo bisognasse tutelare la salute pubblica. Nello stesso tempo, però, l'altro grande pilastro su cui abbiamo poggiato questa nostra ordinanza è stato quello di consentire in questi giorni che abbiamo davanti a ciascuna scuola, a ciascun istituto scolastico di attrezzarsi per rafforzare la rete internet, perché ciò che poi si richiederà alle scuole è quello di garantire la doppia didattica in presenza e a distanza. Sì. Corato è una piazza abbastanza particolare, insiste nella provincia di Bari, molto vicina alla provincia di Barletta-Andria-Trani. Lei diceva risente anche dell'arrivo qui in città delle persone, degli insegnanti che arrivano da Andria, dove magari i contagi sono tanti di più. La situazione qui a Corato qual è dal punto di vista dei contagi? I dati ufficiali della ASL, che risalgono a 3 giorni fa, ci parlano di 132 contagi, 132 casi positivi. E nello stesso tempo, confrontando un po' anche con i dati che arrivano dalla prefettura, la nostra stima, diciamo, empirica è di circa 170 casi, anche se l'ufficialità della ASL si attesta, ripeto, su 132, a fronte di numeri ben diversi nelle città limitrofe. Quindi, come sappiamo, ovviamente c'è tanto pendolarismo all'interno della scuola, tra il personale della scuola, quindi creare una sorta di barriera, di distacco momentaneo può probabilmente aiutare a meglio gestire la situazione, Ecco, come dicevo. Giovanni, ci piacerebbe sapere i genitori cosa ne pensano di questa cosa, cioè sono d'accordo sulla chiusura delle scuole, sulla didattica a distanza o preferirebbero che le scuole fossero aperte?
Sì, Daniele, era proprio la domanda che stavo rivolgendo al primo cittadino. Lei è il primo giorno naturalmente di questa ordinanza. I genitori dei bambini come hanno accolto questa sua decisione di questa sospensione della didattica, diciamo, in presenza? Beh, si è registrato in generale un favore rispetto all'emanazione di questa ordinanza. Certo, ci sono situazioni di disagio e di criticità che si creano e ne siamo perfettamente consapevoli, soprattutto perché ci sono genitori che poi vanno al lavoro, quindi devono anche poter lasciare i loro figli e questo crea, ce ne rendiamo conto, disagio. In particolar modo ci rendiamo conto anche del disagio, della sofferenza che si crea in quelle famiglie in cui ci sono bambini, ragazzi che hanno dei problemi, che hanno delle diverse abilità e quindi lì siamo consapevoli di arrecare forme di disagio e di disservizio nello stesso tempo. Però siamo, non dimentichiamocelo, in una situazione di emergenza sanitaria, dobbiamo in primo luogo tutelare il diritto alla salute di tutti e si richiede un sacrificio che ci rendiamo conto essere anche impegnativo, ma dobbiamo essere uniti. Comunque, come comune, siamo sensibili ai problemi, alle problematiche che ci provengono da queste famiglie e anzi siamo pronti a interagire con loro e a definire insieme delle risposte. Giovanni, ma dicendo che c'è una sensibilità. Sì, ma il sindaco. C'è una sensibilità maggiore qui al comune. Dimmi. C'è una sensibilità maggiore qui a Corato, non per niente il neosindaco è un insegnante, è un docente, per cui questa ordinanza è anche figlia probabilmente della sensibilità dello stesso sindaco. Mi dicevi da studio? Sì, no, volevamo sapere se il sindaco poi ha intenzione di prolungare questa chiusura oppure la chiusura è solo per una settimana. Sì, adesso rivolgiamo questa domanda al sindaco. Da studio mi chiedono se ha intenzione di prolungare questa ordinanza o se per il momento è solo questa settimana. No, per il momento è questa settimana, anche perché vediamo come si evolve il quadro epidemiologico sia locale che generale, regionale e nazionale. Siccome sentiamo anche vociferare di eventuali ulteriori provvedimenti, quindi andiamo cauti, andiamo con calma. Invece quello che posso dire è che ovviamente questa linea, diciamo così, tra virgolette dura, non riguarda ovviamente soltanto la scuola. Stiamo mettendo a punto una seconda ordinanza che riguarda un po' la vita sociale in città, nel senso che stiamo per intervenire su alcuni punti ritenuti sensibili, individuati in collaborazione con la polizia locale, che anzi ringrazio per, diciamo, la massima attenzione che sta e impegno che sta ponendo in questa crisi sanitaria, per cui probabilmente andremo a interdire la possibilità di stazionare in alcune piazze e vie in cui si sono registrati nei giorni scorsi particolari assembramenti, probabilmente a partire dalle ore 18 alle ore 22, così anticipiamo un po' l'orario, diciamo, off limits rispetto alla vita sociale. È brutto dirlo, ma è necessario farlo. Sì, ecco, Giovanni. Non è un vero e proprio coprifuoco, ma sono le classiche zone rosse nei comuni che anticipano di fatto l'ordinanza nazionale che prevede proprio il coprifuoco dalle 22 alle 5. Certo, ma a Corato come si comportano i cittadini? A parte, va bene, i giovani che purtroppo hanno esigenze un po' diverse, ma sono disciplinati, portano le mascherine, si verificano situazioni particolari? Sì, un'altra domanda che arriva dallo studio, nella fattispecie, visto che Corato assurge un po' agli onori della cronaca con questa ordinanza, come si sta comportando il cittadino medio di Corato? Cioè, nel senso, è rispettoso delle regole, la mascherina, assembramenti, avete verificato questo? Lei lo stava dicendo prima attraverso il lavoro della polizia locale. Polizia locale, ieri mi sono accompagnato un po' con loro anche in giro per le strade della città, era domenica sera. Beh, devo dire che c'è una risposta buona, nel senso che in generale c'è consapevolezza della emergenza in cui ci si trova e della necessità di rispettare le regole, perché la salute è un bene individuale e collettivo nello stesso tempo. Certamente c'è chi a volte non ha perfettamente presente la gravità della situazione e questo
questo ci impone di essere un po' più, diciamo così, duri, ma non nel senso punitivo, quanto preventivo, cioè dobbiamo riuscire a tenere sotto controllo la situazione. Però in generale c'è una risposta di civiltà in città, e io anzi di questo ringrazio i miei concittadini e le mie concittadine. Bene, grazie. Non so, Daniela, se avete altre domande da studio, altrimenti... No, grazie, va benissimo così. Grazie a Giovanni Di Benedetto, grazie al sindaco di Corato.